Notti magiche, inseguendo un gol. Eccoci qui a parlare delle azzurre. E il gol l'abbiamo inseguito perché nel finale, al minuto 87, è arrivata la grandissima gioia, la grandissima esultanza per il gol di Cristiano Girelli, che sul cross praticamente di Boateng ha preso l'ascensore, ha superato Stabile e ha superato con bellissimo colpo di testa anche Correa, inseccando praticamente il gol. Partita è stata una partita molto sofferta, giocata tatticamente, ma dobbiamo dire non con grandi ritmi, ma possiamo dire una vittoria meritata, perché l'Italia praticamente ne ha cercato più la vittoria di un'Argentina che invece si è fatta vedere solo nel finale grazie a una punizione di Stabile con grande risposta di Durante. Ecco, diciamo che comunque Cristiano Girelli ha avuto anche il premio partita della Visa, un premio un po' fuffa perché sinceramente viene deciso dai tifosi e naturalmente viene premiata sempre chi segna e non viene premiato da chi invece ha giocato tutta la partita e non ha permesso anche all'avversario di segnare. In particolare io l'avrei dato a Elena Linari, che ci mette tanta grinta nel cantare l'inno, ma finalmente ci ha messo anche grinta in campo, guidando la difesa e alzando praticamente un muro dove la Bicelestes praticamente ha sbattuto contro. La gara l'abbiamo sempre dominata, sia nel primo che nel secondo tempo la partita l'abbiamo sempre fatta noi, e giocata molto bene in difesa. Nel primo tempo siamo andati anche in gol con Giacinti, ma era fuori gioco, confermato poi dal VAR. Devo dire la verità, era anche una partita molto spezzettata proprio per colpa della direttrice di gara Borias, che fischiava continuamente, fischiava cose anche cose assurde invece di lasciar continuare, come ha fatto invece tipo l'americana Toni Penso nella gara della Germania col Marocco, come come tante altre. Ecco, e dobbiamo dire che grande prova anche del centrocampo azzurro, in particolare naturalmente di Giulia Dragoni, che dire, ha giocato con personalità, con maturità, soprattutto pensando praticamente alle compagne di squadra. Ha dialogato molto sia con Beccari che non con Beccari, e niente, è stata veramente ha avuto un bel impatto veramente. Ha regalato anche un sombrero naturalmente per il pubblico in un momento praticamente anche diciamo di noia della gara, ecco. E quindi una grande prova, diciamo, forse qualcosa di più doveva esserci da Giuliano, non è stata la solita Giuliano. Per quanto riguarda i cambi di Milena Bertolini, ha avuto, intanto bisogna dire, lasciamo perdere le critiche, lasciamo perdere tutto, ha indovinato la formazione, perché diciamo ha indovinato i cambi, la formazione, perché praticamente ha messo, in realtà Girelli doveva partire dall'inizio e invece alla fine è partita Beccari. Ha fatto una buona gara anche lei, ma è stato meglio così, perché Girelli quando
quando parte dalla panchina, dal meglio di sé, quando parte dall'inizio, mai. E l'ho dimostrato nella Juventus, l'ho dimostrato anche in nazionale, e anche questa volta è andata bene, naturalmente. E anch'io sono rimasto perplesso dal cambio di Giacinti, perché io Giacinti non la farei neanche uscire mai. Ha messo dentro Cantore, che comunque ha fatto anche lei la sua discreta partita, e quindi bene così, brava anche Milena Bertolini, naturalmente. E per quanto riguarda dell'Argentina, naturalmente mi è piaciuta soprattutto Nunez, perché conquistava palloni, ma soprattutto si conquistava il fallo, è stata più intraprendente delle AB Celeste. Molto molto male Stefania Bagnini, che ha perso l'ennesima occasione, è rimasta forse in patria, perché non ha mai praticamente impensierito la nostra Durante, che ha preso, diciamo, tanto tanto freddo nel primo tempo, perché non è mai stata impegnata, naturalmente. Freddo tanto, comunque aveva la calzamaglia, quindi fa un po' effetto vedere la calzamaglia a luglio, ma in fondo là è inverno. Ecco, quindi brava anche la CT. Ora godiamoci questa vittoria, abbiamo messo un bel tassello nel passaggio del turno agli ottavi di finale, e sabato c'è la Svezia, c'è Kosovare, c'è Blackstenius, c'è praticamente Artic, la sappiamo tutti che è la Svezia, sappiamo tutti che è un tifoso a un dodicesimo, che Zlatan Ibrahimovic, che è molto vicino praticamente alle Blackhawks, una Svezia che comunque con Sudafrica non è stata proprio trascendentale. Ecco, comunque cerchiamo di mantenere i piedi per terra, sappiamo cosa ci capiterà agli ottavi, in caso di primo posto la vendetta con l'Olanda, e sinceramente in caso di secondo posto purtroppo il Dream Team, gli Stati Uniti. Faccio una piccola parentesi sul Dream Team, perché ho saputo che stamattina il 7 rosa ha vinto 8-7 praticamente al mondiale di Fukuoka, ha eliminato praticamente gli Stati Uniti, che praticamente era un Dream Team, vinceva tutto in questo momento. E ricordiamo che anche gli Stati Uniti ha la miglior guardiana al mondo nella pallanuoto, che è Ashley Johnson, che è una sorta di Brian Scherry della vasca. E veramente complimenti a Sette Rosa, un'impresa non da poco, ha vinto 8-7, ha vinto di misura, ma però questo che sia di buon auspicio in caso che affronteremo gli Stati Uniti agli ottavi di finale, come sappiamo, in Australia. Ecco, quello che dovevo dimenticavo, ricordiamo la gara naturalmente con la Svezia si gioca sabato a Wellington, al Regional Stadium. Giochiamo praticamente in casa della Svezia, perché la Svezia risiede a Wellington, quindi è come se giochiamo in casa loro. Ricordiamo che la Svezia ce la ritroveremo poi anche nella Nations League del prossimo autunno, quindi vedremo. Senza paura andiamo a Wellington, giusto che si festeggia, ho letto dei commenti, si festeggia solo una partita, è giusto che si festeggia, perché questa era la partita da vincere.
Le azzurre hanno festeggiato nello spogliatoio dell'Eden Park, dopo naturalmente sono rientrate al Grand Millennium, dove sicuramente avranno festeggiato tutta la notte, non proprio fino a tarda, perché domani ci sarà l'allenamento scarico, naturalmente per chi ha giocato contro l'Argentina, e invece intenso per tutte le altre, perché domani al Shepherd's Park si prepara, soprattutto, come ha detto Milena Bertolini, come ha detto anche Cristiano Girelli, la partita con la Svezia. Va bene, io vi posso salutare qua e vi dico soltanto di mettermi un mi piace, un feedback a questo video, e niente, io vi dico forza azzurre, continuiamo a seguirle, e naturalmente questa vittoria la dedico a tutti quelli che praticamente ancora hanno pregiudizi nel calcio femminile, soprattutto gente come giornalisti come Criscitello, opinionisti come Zazzarone e Colovati. Spero che veramente capirete che esistono due nazionali. Voglio anche dire, spero anche che prima o poi la Jalapas Band si decida di seguire anche il mondiale femminile, anche perché è l'unica occasione per tifare l'Italia al mondiale, visto che ormai gli azzurri non si qualificano più. Si può scherzare sul calcio femminile senza offendere, veramente. Ve lo parlerò del video che praticamente arriverà dopo, più tardi, sulle partite di oggi, veramente, perché si parlerà di Germania-Marocco e di Brasile-Panama, e sinceramente in Germania-Marocco c'era tanto di quel materiale, soprattutto verso la guardiana marocchina Khadija Rominci, ecco, ma ne parliamo dopo nel prossimo video. Si può scherzare senza offendere, perché il calcio è questo, è anche scherzo, è passione, è anche sofferenza, e le azzurre veramente mettono tutto questo. Quindi, forza azzurre. Ci vediamo dopo e niente, vi abbraccio tutti, chi è ora?